ringrazio tutti quelli che si sono impegnati in quel piano, dalla ditta Patrieta, dalla Marina Monassi, che spesa per arrivare a questo obiettivo. Hanno scatenato un vero e proprio putiferio politico le parole con cui il giorno stesso della firma del decreto che norma il regime di punto franco internazionale dello scalo cittadino, il sindaco ha inteso ringraziare anche l'ex presidente dell'autorità portuale Marina Monassi per il lavoro svolto. Sulla stampa il Partito Democratico ha sparato ad alzo zero nei confronti di Di Piazza, dalla segretaria regionale Antonella Grima a quella provinciale dell'Epino, dall'ex sindaco Roberto Cosolini all'ex assessore Roberto Treu, tutti compreso l'ex forzista Roberto Antonioni in versione auto da fè, rivendicano l'azione della giunta Cosolini, dei governi a guida centrosinistra, dell'attuale presidente dell'autorità portuale D'Agostino e della presidente della regione Deborah Serracchiani, che in un'intervista che verrà trasmessa durante la puntata di Ring questa sera liquida così la questione. Voglio anche ringraziare il sindaco e la lista per Trieste, perché non hanno fatto assolutamente nulla e forse il risultato del successo è stato proprio quello. Grazie. Ieri il sindaco ha ringraziato la Monassi. Allora, guardi, se la cosa era così semplice, ma perché non l'hanno fatta prima? Io sinceramente le posso dire che su questo decreto, che non era un decreto che stava nei cassetti di qualche ministero, non è mai stato fatto prima. È stato scritto, iniziato a scrivere qualche mese fa. E piano piano ci abbiamo lavorato, ogni giorno un pezzo e ci siamo arrivati. Della faccenda, come era prevedibile, si è parlato anche durante la puntata odierna di Sveglia Trieste. Il forzista Michele Maier così è intervenuto in appoggio al sindaco. Se non sbaglio, Paoletti stesso diceva: questo fa parte comunque di un percorso iniziato già nel 2014, mi sembra che citasse, da parte anche dell'autorità portuale, cioè è sicuramente un qualcosa che è stato, come dire, spinto e preparato e voluto già da tempo, che finalmente ha incontrato, come dire, il benestare e l'accoglimento da parte del ministro. In realtà, fanno notare da Forza Italia, la prima idea del decreto ratificato da Del Rio risalirebbe a parecchi anni prima e molti fra quelli che ora incensano il lavoro della Serracchiani e del centrosinistra censuravano l'idea della Monassi.